Canneto sull'Oglio, una serata di Apindustria, ha raccontato il legame tra territori e imprese. Cambiano i tempi, passano i decenni e i secoli, ma resta immutata la vocazione di un territorio per il lavoro e l'impresa. La serata di Apindustria al Teatro di Canneto sull'Oglio ha approfondito il ruolo dei territori e delle imprese nell'era della transizione. Perché Canneto risulta essere un paese assolutamente frizzante da questo punto di vista, con realtà assolutamente eterogenee per quanto riguarda le possibilità e le opportunità lavorative. Tutte opportunità che comunque devono essere declinate sempre all'avanguardia e quindi guardando temi assolutamente centrali, come ad esempio la transizione ecologica che deve essere centrale, ma anche la qualità del lavoro stesso e l'etica di quella che può essere la produzione lavorativa del nostro territorio, un territorio eterogeneo che va da agricoltura, allevamento di assoluta qualità, quanto piuttosto realtà industriali internazionali e con realtà che producono prodotti di grande qualità e che beneficiano di un background di conoscenze che deriva dalla storia industriale del nostro paese. Fare economia, lo abbiamo visto stasera, significa fare una corretta gestione di una casa. La parola greca dice questo. Allora, la prima emozione che ho vissuto è il piacere di tornare qua, il che non è poco rispetto al fare economia, perché se la casa è, se vuoi, la metafora di questa parola, fare economia vuol dire anche riuscire a fare cose buone, che abbiano una valenza economica, chiaramente, ma che abbiano poi la capacità di creare altro. Accanto al denaro, al giusto profitto, altro vuol dire relazioni con le proprie persone, con i propri clienti, con i propri collaboratori, fornitori. Ecco, questo è il primo stimolo. Il secondo è che l'Italia, come io scrivo nell'ultimo libro, La via italiana alla ripresa, il sottotitolo, ha in sé tutto ciò che serve, una tradizione, delle competenze, delle persone in grado di reinterpretare questi nuovi modelli economici.